2 anni. Questo è il tempo che ci ho messo per trovare questo ragno. Ve lo dico, io sono una persona ottimista di solito, ma stavo per perdere le speranze e stavo per dire anche quest'estate è andata male. E invece... La vedete questa stronzetta qua? Eh? Finalmente sono riuscito a trovarla. Questa è l'Argiope Bruenniki. E la stavo cercando da 2 anni. Ed è dannatamente bella. Ah, credevo che non sarei mai riuscito a trovarla. Invece vengo per la prima volta con lui, lo porto per la prima volta a fare una camminata insieme a me e me la trova dopo mezz'ora che siamo partiti. Ma io ti porto ovunque ora. Cioè, in qualsiasi posto io vada adesso, se vieni con me. 2 anni che la cerco, 2 anni, eh. E diciamo allora due cose su questo ragno. Allora, intanto l'Argiope Bruenniki è detta anche ragno vespa, ragno zebra, insomma c'ha un sacco di nomi, ragno tigrato, proprio per la sua colorazione e per quel disegno e quelle righe gialle e nere che vedete sul suo addome. Le femmine misurano circa fra i 2 e i 5 centimetri, mentre i maschi stanno esattamente a metà più o meno. Infatti il maschio di solito del ragno, ma in generale, in tante altre specie di ragni o comunque anche insetti, il maschio è più piccolo della femmina. Soltanto per farvi capire quanto è difficile, cioè almeno quanto è stato difficile per me trovare... Ce n'è un'altra? Cioè, ce n'è un'altra? Ma non ti vergogni? Aspetta, andiamo a vedere l'altra, vediamo. Un'altra ancora? Tre? Forse quello è il maschio. Una è lì. Bella questa! Questa è bella grossotta, eh? Wow! Questo deve essere l'uovo sacco. No, o forse no, non lo so. Questa è bella grossa, eccola qua. Guardate qui questa come la vedete bene. Cioè, oggi è Natale, è Natale, sono troppo contento. Adesso vado a prendere la macchina fotografica e continuo a fare foto a giro qui tutti i giorni. So che sono tutti uguali, però. Sto scattando con Canon 6D, come sempre, 100 mm f2.8, il flash della Canon. Impostato sul TTL e TTL, sto scattando a un 160esimo, un 180esimo di secondo, ISO 400 F13, ma penso che adesso l'ISO lo abbasso un po' perché c'è un po' tanta luce e c'ho anche il flash, però il flash lo uso perché mi piace per fare il controluce e fare il contrasto col dietro. Ecco, sì, a ISO 250 in questo momento è meglio. Sì, ce l'ho, bello. Mi viene da piangere. Allora, qui ce n'è un'altra. Ma qui sotto, eccolo là, questo qui è il maschio. Lo vedete che è molto più piccolo rispetto alla femmina. Ora è messo in una posizione del cavolo, non riesco a fotografarlo, però ve lo faccio vedere in video. Anche l'addome è molto più piccolino, poi non ha gli stessi disegni così, diciamo, accentuati come ce l'ha la femmina. Ne ho trovata una anche che ha cacciato, cioè vabbè. Prima quando sono arrivato lo stava imbozzolando, ora si è fermata perché naturalmente gli sto rompendo un po' le scatole. È bella grossotta la preda, penso sia un'ape. Visto che tanto lo so che me lo chiederete qui sotto nei commenti o comincerete a scrivervelo fra di voi, è velenosa? Allora, come ogni ragno naturalmente ha del veleno. Non come tutti i ragni, perché è vero, alcuni ragni non hanno il veleno, però l'argiope è tra quei ragni che ha il veleno, ma è un veleno che per l'uomo è veramente, ma veramente blando. Quindi diciamo che se nel caso proprio estremo veniate morsi dall'argiope, perché comunque vi dovete impegnare per farvi mordere, come da ogni ragno alla fine, però comunque nel caso veniate morsi, diciamo che sentirete...
cioè sentite più il dolore provocato dai cheliceri, quindi che vi bucano là e magari avete un po' di arrossamento dopo, ma niente poi complicazioni cliniche, ecco, quindi potete stare tranquillissimi, vi potete avvicinare, è un ragno comunque molto tranquillo, l'avete visto comunque mentre gli stavo facendo le foto, non è che si muove più di tanto. Comunque volevo farvi notare dove cacchio è messa la Giofe. Allora, questo è il sentiero. Guardate dove si è infilata, è qui, in questo buco. Solitamente, ecco, sì, sono dei ragni che fanno la ragnatela fra i cespugli o comunque i rovi, in questo caso sono rovi. Comunque è un ragno che si vede parecchio bene. E soprattutto, oltre al fatto che vedete bene il ragno, dovete controllare bene la ragnatela che abbia quella specie di cucitura, quella zigrinatura sopra, che è proprio caratteristica dell'argiope. Vi ringrazio per aver guardato questo video, ringrazio Kevin che mi ha trovato l'argiope. Ora noi continuiamo la salita, però questo video si conclude qua perché il motivo, la motivazione di questa girata non era trovare l'argiope, e infatti l'ho trovata, ma era fare un'altra cosa. Quindi adesso io farò un altro video che poi però voi vedrete, insomma, vabbè. Ciao, ciao, aprite la descrizione come sempre, trovate tutto e ciao.